Buon day, benvenuti in un nuovo video. Oggi sarò molto veloce, molto breve. Lasciate già un bel mi piace. Andate a metterlo. Andate a metterlo. È successo, mi sono tatuato ancora. Oggi andrò a farmi un bel tatuaggio. Commentate in questo momento quale parte del corpo secondo voi andrò a tatuarmi. Leggerò tutti i commenti e vedrò chi ha indovinato la parte del corpo. Vi lascio al tatuaggio. Hai fatto il primo tatuaggio al collo e il primo tatuaggio sulla mano. Forse più visibile. Bello. Eccomi ragazzi, questo è il tatuaggio, è ancora un po' rosso, sono appena tornato a casa. È anche un po' gonfio, guardate la mano. Ah, ragazzi, è stato bellissimo perché sono andato in autobus con un guanto, sembravo malato. Per non rischiare di perdere infezioni. Mi piace un botto, è fighissimo, è una roba molto semplice. Ci tenevo a rispondere anche a qualche domanda che in genere mi fate quando mi tatuo. Allora, in questa parte della mano, devo essere sincero, un pochino l'ho sentito. Cioè, non mi ha fatto male, però comunque un po' l'ho sentito. Vi devo dire la verità, ho sentito più questo, che è piccolissimo, che l'ananas sul collo. L'ananas non mi ha fatto per niente male. Mi sono tatuato Hope, che vuol dire speranza, perché penso che sia una parola che mi caratterizzi particolarmente, perché comunque la speranza è una cosa che non perdo mai. Sono una persona molto speranzosa e quindi ho deciso di farmi questo tatuaggio con questo significato. Come dice il detto, la speranza è l'ultima a morire. Ecco, per me è quel caso, cioè nel senso che io spero nelle cose sempre fino all'ultimo. Cerco di combattere in ogni cosa, cerco di portare a termine ogni mio obiettivo. Insomma, sono una persona molto speranzosa. Quindi questo è il significato di questo tatuaggio. Penso sia uno dei pochi tatuaggi che ho con un significato, perché di solito me li faccio perché mi piacciono esteticamente. Niente, se avete qualche altra domanda in particolare su questo tatuaggio, su qualsiasi tatuaggio che io abbia, adesso ne ho 6, potete seguirmi su Instagram, giuseppe_barbuto. Potete scrivermi in direct e io cercherò di rispondere alle vostre domande. Quindi in questo momento dovete andare a commentare scrivendo: ho indovinato o non ho indovinato la parte del corpo del tatuaggio, visto che a inizio video vi avevo chiesto di commentare. Fatemi sapere se vi piace. A me personalmente, come vi ho detto, mi piace un botto, è strafigo. Vi lascio anche il link in descrizione della pagina Instagram del mio tatuatore, che è bravissimo. È sempre lo stesso tatuatore che mi ha fatto anche l'ananas. Scusate il cambio outfit, sto registrando questo pezzettino in un secondo momento. Se avete visto il video fin qua, commentate con hashtag GiuseTatuato. Prima di terminare il video, volevo parlarvi di un'applicazione importantissima che trovo molto utile. Si chiama Dr. Phone, che vi permette di recuperare file, foto, video che avevate cancellato dal vostro telefono. Quindi è una cosa fighissima. Ma non solo, vi permette anche di trasferire in modo istantaneo i vostri file dal vostro telefono sul computer o direttamente su un altro telefono. Quindi se prendete un telefono nuovo e non volete perdere niente, potete con un semplice passaggio trasferire tutto. Ora vi faccio vedere come. Allora, questa è l'applicazione. Ok, come vedete ho aperto Dr. Phone, dovete semplicemente cliccare su passa. Ok, qui si apre la schermata dove, come vedete, ci sono i due telefoni e qua in mezzo la selezione di ciò che volete passare. Ok ragazzi, ho collegato i due iPhone, ho usato il mio e quello di Samantha
per farvi da esempio. Qua, come vedete, abbiamo sempre la schermata. Al centro posso scegliere se spostare le foto, la musica. E poi cliccando sia via trasferimento per trasferire quel che vogliamo. Spero che questa applicazione vi sia utile. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, hashtag Petacolo. E ricordate di farmi sapere se vi è piaciuto o no il tatuaggio. Noi ci vediamo al prossimo video.